Berlino è una città che forse non ha un'identità definita, ma che ha un enorme potenziale, come un adolescente che deve ancora diventare adulto, ma che promette di essere qualcuno di molto importante. È sempre vero che qui tutto funziona? Tutte le aspettative di trasferirsi in un paese superiore sono raggiunte? È vero che gli autobus sono puliti, le poste funzionano e in banca la fila è snella, ma tutto ciò ha un prezzo. Cosa dobbiamo sacrificare per avere in cambio tutto questo? Berlino è una città che non puoi odiare fino in fondo perché ha sempre qualcosa che ti sorprende e che non puoi amare fino in fondo perché ha sempre qualcosa che ti respinge. In tanti hanno lasciato la città dopo diversi anni senza rimpianti e senza rimorsi, come una storia che è giunta alla sua naturale conclusione. Perché ancora una volta la capitale tedesca non si può definire, rinchiudere in un concetto, carpirne l'anima, fermarla in un'immagine. È come un ragazzo imberbe che ti guarda fisso negli occhi, sfrontato e sicuro, mentre ti sfida e chiede: ce la fai a starmi dietro?